Eccoci qui ritornati. Allora, un piccolo bilancio. Quanti armadi hai in casa tua? Perché te lo chiedo? Beh, sai, sono 24 anni che faccio studi sul Feng Shui, questa arte, questa filosofia dedicata ai elementi, a quelli che sono gli elementi della propria casa, e gli armadi hanno un ruolo incredibile. Incredibile perché? Perché se sono pieni hanno un significato, se sono vuoti ne hanno un altro. Scopriremo, però questo più stasera in live, che esistono colori degli abiti che è preferibile mettere in un certo punto dell'armadio e altri colori in un altro. Sembra fantascienza, ma stiamo parlando di una filosofia orientale che tra l'altro ha avuto degli sbocchi in Tibet, quella è la mia scuola, tra virgolette, poi anche in Giappone, ma insomma parte tutto dall'India, già lo dissi nel video precedente. Ma tre sono le possibili varianti di armadi che tu puoi avere in casa. La prima tra tutte le varianti è essere pieni di armadi a non finire e magari non avere neanche lo spazio per camminare. Ricordati che dove fai fatica a camminare, beh, lì ci sono dei blocchi, lì ci sono dei problemi. Se poi ci sono anche aree a spigolo, quindi mobili spigolosi dove tu ci sbatti magari di tanto in tanto, quello è la rappresentazione, è il manifestato, si direbbe, di un qualcosa che sta dando fastidio nella propria vita. Quindi eventi magari che non piacciono sul piano economico, sentimentale, ma sono soprattutto attriti. Hai presente l'atteggiamento pungente che ci può essere a volte magari da una zia che si arrabbia, che ne so, con la nipote per il comportamento che ha tenuto e via dicendo. Oppure ne hai pochi. Seconda variante. La seconda variante è: ne ho pochi e sono stracolmi, pieni, traboccano quasi, ti ricorderai il film di Fantozzi, beh insomma non c'è neanche spazio per metterci un paio di mutande in più. E poi tra l'altro questo crea il cosiddetto accumularsi di energia stagnante, perché tendi per principio a lasciare sotto ciò che tendi ad usare pochissimo, e quello diventa un elemento, diciamo così, che crea eventi, chiamiamoli stagnanti anche se non è corretto. Hai presente quando rimani sempre negli stessi schemi, quelli della nonna, quelli del papà o della mamma? Ecco, stanno proprio racchiusi in abiti, quelli sotto che non muovi più. E non dirmi che non ti è mai capitato o che addirittura non ce l'hai anche adesso. La terza variante è quella di avere armadi vuoti. Ebbene, sono vuoti e può sembrare bene, tanto lo Zen dice meglio il nulla. Sì, è vero, è meglio il nulla, ma non quando è dentro ad un cassetto. Una cosa è avere meno cose possibili, un'altra cosa è avere oggetti come un armadio, per esempio una cassettiera, dove i cassetti sono vuoti. Quella è energia in, tende ad abbassare un po' quella frizzante di cui potresti aver bisogno per realizzare magari un progetto. Quindi se hai progetti in ballo o ce li hanno i tuoi figli che magari stanno studiando, cerca di non avere situazioni né della prima categoria né della seconda né tantomeno della terza appena citata. Quante volte ho parlato nei miei video dell'umidità? L'umidità indica una problematica economica nella genealogia, ma oggi in questo video non voglio toccare questo elemento. Magari torneremo stasera quando saremo in live su Zoom. Ma l'umidità va assolutamente tolta e devi rendere l'aria di un armadio assolutamente frizzante, come le bollicine dell'acqua minerale. Questo è il principio del Feng Shui in tutto, compreso l'acquario, che deve sempre avere l'acqua in movimento, tanto per intenderci. Ora cerchiamo di vedere uno alla volta quali sono gli strumenti più adatti, quelli che possono venirti incontro. Ma innanzitutto io ho visto soluzioni di ogni genere: metterci del riso negli armadi, metterci del caffè, metterci di tutto. Intanto va detto che una delle cose più importanti è quella di lavorare sugli ioni negativi. Allora partiamo dai carboni attivi. La fotografia che adesso stai vedendo e che io ho qui in mano
vabbè, di due persone abbiamo trovato in Google che hanno questi sacchettini. Non siamo qui per fare pubblicità, ben venga per loro se acquistate i loro prodotti, però ecco, questi sacchettini di carboni attivi hanno la funzione proprio di dare quello che ho appena citato. Un altro esempio interessante è la turmalina nera, per esempio. Io sono uno di quelli che dice: meno elaborata meglio sarebbe, anche se però ogni tanto una forma un po' bizzarra, tipo avete presente le piramidi, sono carine da vedersi, ma hanno quella punta che nel Feng Shui non viene apprezzata moltissimo. Beh, poi esiste uno strumento classico, molti lo consigliano, me lo consigliò anche una cara allieva quando dissi: guarda, ho delle scarpe che mi stanno facendo disperare, ed è il bicarbonato di sodio. Molti fra voi già conoscono questa tipologia di strumenti semplicissimi che vengono utilizzati in svariati modi. Però ecco, questo bicarbonato di sodio messo dentro l'armadio può fare i miracoli in termini di umidità. Poi ci sono le scarpe, per esempio, come dicevo, beh, anche quello sarebbe adatto, come vedi dalla foto che è pubblicata in questo momento. Ora partiamo dal principio che un armadio tu lo devi guardare quasi fosse un essere umano. Devi averci un rapporto quasi d'amore, toccarlo ogni tanto. È una cosa che io vorrei fare più spesso con gli oggetti, per esempio qui in ufficio, però lo faccio raramente, però lo dovrei fare un po' più spesso, quindi il mio invito di facciamolo tutti. Prima cosa. Seconda cosa è rimettere in ordine periodicamente. Uno dice: guarda, io sono ordinata per principio. Bene, però cambia la disposizione delle cose. Forse anche che questa maglietta da qui la metti a qui, non è che è cambiato tanto, ma a livello inconscio cambia tantissimo, perché il continuo cambiare, che tra l'altro è uno degli aspetti talvolta necessari, direbbero alcune date di nascita, perché aiuta alla evoluzione, è proprio uno degli aspetti numerologici tra i più interessanti. In pratica io riesco ad evolvere se sposto mobili, sposto per esempio i vari pezzi all'interno, quindi l'abbigliamento, le scarpe e via dicendo. E poi va detta un'altra cosa: bisogna stare molto attenti a cosa mettiamo dentro gli armadi. Per esempio, è veramente adatta a una situazione dove c'è un paio di scarpe dentro ad un armadio dove ci stanno, che ne so, delle giacche magari plastificate con quella plastica dei lavasecchi? Vediamo il tutto stasera, perché stasera siamo su Zoom, te lo ricordo, martedì stasera 9 agosto alle 20:45 c'è questa importantissima live e devi essere presente. E essere presente è facile: per prenotarti devi solo cliccare sul link che trovi in descrizione qui sopra se parliamo di Facebook, qui sotto se parliamo di YouTube, nezacademy.net/live. Entri, c'è un testo così di presentazione, dopodiché fai la tua donazione e parteciperai ottenendo poi anche il materiale, quindi audio che ci sarà. Ovviamente sapete che non ci sono né i visi né la voce di chi partecipa, a parte il sottoscritto, proprio come forma di rispetto, tutela della persona per la sua privacy. Possono testimoniare tutti i partecipanti, ci fosse stato un solo caso, sempre che non parliamo di quello che mi è stato concesso per gentile concessione. Ora, al di là di questo, mi raccomando, prenota, perché parleremo per esempio di una cosa interessantissima. Se tu hai un armadio, colori chiari, colori scuri, li puoi mettere come dove vuoi, puoi mischiarli, puoi metterli in alto, puoi metterli in basso, c'è un ordine per tutto. Mettere un certo tipo di colore in alto piuttosto che in basso ti condiziona la vita, ti condiziona la vita. Stiamo parlando di aspetti genealogico-personali, va a ripescare elementi dell'infanzia. Ora, se tu me li combini male, è ovvio che c'è poi un manifestato disordinato poi tra gli eventi della tua vita, vuoi in ambito sentimentale, vuoi in ambito economico. Quindi è meglio che tu ci sia, ma poi
parleremo di tante altre cose. Io ho detto, proprio questa è una mia passione e la ricerca continua, continua. Mi sento molto dentro questo argomento perché lo amo, anche perché ci aggancio la numerologia. Ogni persona è un mondo a parte, quindi tu, una volta che hai appreso con me in accademia i vari percorsi quali la numerologia, potrai applicarli al Feng Shui e diventare veramente eccezionale. Bene, ci vediamo stasera, ore 20:45, puntualissimi, mi raccomando, fai già fin da ora perché è importante prenotarsi il prima possibile. Clicca su nezacademy.net/live, qui sopra se mi segui da Facebook, qui sotto da YouTube. È semplice. Ci vediamo stasera. Un abbraccione grande, grande, grande. Ciao, 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 ciao.